Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Perlomeno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli, grande partita, ma possiamo ancora fare meglio. Punto in cosa? Gli chiede un po' stupito il giornalista. Dobbiamo migliorare in fase difensiva. Nel secondo tempo loro hanno avuto 2-3 occasioni. Sarri non si accontenta, ma vince ancora. Risalza Southampton di Gabbiadini 20 punti in classifica. Continua su Sky Sports. Barkley ha segnato e sono felice per lui. Ogni settimana si migliora e fa bene, partita dopo partita. Punto lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e City. L'obiettivo di Sarri è uno solo, arrivare ai livelli delle altre grandi. Stiamo ancora lavorando per limare la differenza che ci separa tra Liverpool e Manchester City. E ancora, abbiamo giocato una grande gara. Sono felice per i tifosi, penso che il loro apporto sia stato ottimo. Intanto, il Chelsea torna alla vittoria dopo 2 pareggi consecutivi, imbattuto da 8 partite, apre Ross Barkley nel primo tempo, chiude Alvaro Morata alla 90esima seconda rete in campionato per l'ex attaccante della Juve. Nel mezzo, il solito attenzione è del Rose. Arrivato alla 7ª rete in Premier League, l'8ª stagionale, dopo la tripletta al Cardiff e il vizio contro il Liverpool, il fantasista belga torna a vincere, regalando a Maurizio Sarri un'altra vittoria fondamentale per inseguire il titolo. Dopo il successo di Antonio Conte nel 2017, forse, il Chelsea potrebbe trionfare con un altro allenatore italiano in panchina.